Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questa nuova storia con le carte, come mi è stato chiesto da qualcuno di voi nei commenti. Prima di cominciare però voglio dirvi che se volete incontrarmi io sarò anche presente al raduno della Socappa domenica 7 ottobre, quindi tra pochi giorni. Sarò lì tutto il giorno dalla mattina alla sera, quindi se vedete qualcuno che mi assomiglia sono io, perché ci sarò anch'io, quindi venite a salutarmi che mi farà assolutamente tantissimo piacere. Poi un'altra data che possiamo incontrarci è il 21 ottobre a Pordenone, lì sarò ospite, ci sarà un raduno strabello organizzato dal Lazio nella Manica.com. Ci saranno ospiti come Jack Nobile, Sbar 95, Ale Magix, Gabriel Borden. Ci sarà davvero da divertirsi. Faremo delle conferenze dove spiegheremo dei nostri effetti. Ci sarà un concorso live. Sarà veramente una figata. Quindi possiamo incontrarci domenica 7 ottobre a Varese e domenica 21 ottobre a Pordenone. Adesso direi di spostarci al tavolo con le carte, così iniziamo con la storia e poi ci rivediamo qua a fine video. A dopo e buona visione. Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova storia con le carte. Oggi voglio raccontarvi la storia del signor King, o meglio, la storia dell'arazzo del signor King. Quest'uomo era un ricco proprietario terriero e decise un giorno di farsi un regalo. Commissionò allora a un artigiano un arazzo. Questo artigiano ci lavorò settimane, ci lavorò mesi, finché riuscì a completare l'opera. Era il più bell'arazzo che l'uomo avesse mai visto. Era coloratissimo, l'arazzo era più o meno fatto così, come vi sto facendo vedere adesso. All'incirca fatto così. Questo era l'arazzo. Era così magnifico, così bello, che il signor King decise, dato che era già stato segnato da brutte esperienze, decise di farlo firmare. Allora chiamò un sarto e con una filigrana, con un filo sottilissimo, decise di far incidere la sua iniziale. Così, la K. Come potete vedere, decise di scrivere la sua iniziale, la K. Lo appese e se ne andò in vacanza. E a questo punto accadde proprio quello che non doveva succedere. Due ladri, due malviventi, si intrufolarono nella sua villa proprio per rubarglielo. Allora, in fretta e furia, decisero così di piegarlo su se stesso per riuscire a portarselo via. Così, decisero di piegarlo molte volte, così, e lo portarono a vendere a un mercante d'arti. Lo vendettero a un prezzo spropositato, a tal punto che il mercante d'arti non riuscì mai a venderlo. Rimase in vetrina per tantissimi mesi, a tal punto che il mercante d'arti cominciò a pensare che questo arazzo fosse maledetto. Un paio di settimane dopo passò davanti alla vetrina del negozio il signor King e vide il suo arazzo esposto dentro. Allora entrò e disse al mercante d'arti che questo arazzo era il suo. Il mercante però sicuramente iniziò a pensare male, pensò a un altro furto e allora gli chiese: ma dammi la prova che questo è proprio il tuo arazzo. Il signor King, senza nessun problema, disse che lui aveva inciso quattro simboli sopra l'arazzo. Allora lo stesero così e fece vedere che c'erano quattro simboli sull'arazzo. E questi quattro simboli erano proprio le iniziali del signor King. I 4K, i re. Spero che la storia vi sia piaciuta. Bene, siamo arrivati alla fine del video, spero che la storia vi sia piaciuta. Questo gioco l'ho imparato dal Roberto Extra Light, ho preso la storia così come sul libro, non ho inventato una presentazione mia, spero comunque che vi piaccia. Se volete iscrivetevi al canale, lasciate un pollice in su, mi fa sempre un sacco piacere. Seguitemi su Instagram, vi lascio tutti i link come sempre, sono sotto in descrizione, leggete sempre la descrizione che è molto importante. Poi se volete entrare nel mio gruppo di Telegram così rimanete aggiornati su tutto, attivate la campanellina su YouTube perché non manda mai i feed. E non ho più niente altro da dirvi se non che ci vediamo domenica da Socappa per chi ci sarà. Ciao ragazzi!